Paolo Caternicchia, questa rassegna teatrale di Ribera è sempre un momento che catalizza l'attenzione non soltanto tra i riberesi ma soprattutto nel territorio. E questo ci inorgoglisce perché vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, che è quello di alzare innanzitutto il livello culturale, poi con Gaetano Aronica questa sera e con tutto questo cast, perché è composto da 22 persone che tra l'altro selezionati sono tutti ragazzi, molti dell'Agrigentino, tre di Sciacca, e questo ci rende onore al territorio. Poi c'è il giovanissimo Franco Bruno, il grande Franco Bruno, e altre due ragazze meravigliose, e poi ci sono molti ragazzi dell'Agrigento. Cioè, abbiamo scelto proprio, il direttore artistico Enzo Raffete ha scelto questa commedia proprio mirata proprio a valorizzare il nostro territorio, a valorizzare quello che abbiamo che è meraviglioso, che è Gaetano Aronica. Abbiamo Gianfranco, la provincia di Agrigento ha attori meravigliosi, ha gente che vuole far crescere questa provincia, e credo che anche i momenti culturali come questi sono importantissimi. E riuscite anche a catalizzare l'attenzione di compagnie di livello nazionale, ricordiamo che qui vengono ogni anno alcuni tra i migliori attori di teatro d'Italia. Guarda, noi possiamo vantarci, io sempre ringrazio Enzo Raffete e tutta l'associazione 9006, ma soprattutto il mio sindaco Carmelo Pace, a cui va onore al merito perché ci ha dato carta bianca, oltre anche a darci un appoggio economico notevole per i tempi che ci sono, e abbiamo portato qua fra i migliori giovani attori d'Italia, da Antonio Grosso ad altri, che oggi sono in auge e stanno producendo film, stanno producendo teatro ad alti livelli, e questo ci inorgoglisce. Cioè, Antonio Grosso farà un film con Gaetano Aronica, Minchia signor Tenente, che 2 anni fa abbiamo avuto qui a Ribera la presenza di Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo Borsellino. Quindi trattiamo teatro, ci divertiamo, ridiamo, ma trattiamo anche temi seri come la mafia, l'antimafia e tutto quello che tende a valorizzare questo territorio che è bellissimo. Gaetano Aronica, c'è sempre un'emozione particolare ad esibirsi nell'Agrigentino? Sempre, unica. Gli spettacoli a volte, se non li faccio nell'Agrigentino, mi sembra di non averli fatti. Sì. Con Ribera e con questo territorio in particolare c'è un legame speciale? Un legame intanto di amicizie, e comunque noi, diciamo, a parte mia madre che era di Cianciana, per cui diciamo sono legato anche a questa zona di mare, perché si andava, quando passavo le prime estati in campagna, poi per venire al mare si scendeva da Cattolica, per cui si veniva da queste parti. E poi è la parte più bella, noi il nostro mare è legato al territorio che va da, diciamo, da Giallonardo a Serinunte, mettiamola così, a Eraclea, insomma, per cui, per dire un po' prima, e poi è uno spettacolo continuo. Ribera che riesce a catalizzare l'attenzione di compagnie di livello nazionale in questa rassegna è la dimostrazione che per fare teatro ci vuole soprattutto tanta buona volontà. Sì, ci vogliono anche le risorse economiche, però l'organizzazione è fondamentale, probabilmente più importante delle risorse economiche. Più importante sono le idee, sempre. Senza idee non si fa nulla, e a volte quando ne hai qualcuna in più puoi risparmiare qualche soldo. Viceversa, se non hai idee devi spendere molti soldi per poi consegnare al pubblico qualcosa che non vale assolutamente nulla. Teatro, ma c'è anche il progetto del cinema, e già quest'estate ci sono state le prove generali con i casting anche a Sciacca, a Ribera, da Agrigento. Il territorio è fantastico, per cui appunto parlo di questa zona sud, della sud-occidentale Sicula, è bellissimo, Ribera è il cuore un po', e l'arancia è il simbolo di questa città, l'arancia è anche un po' uno dei simboli della Sicilia, no? Per cui diciamo che girare in questi posti non deve essere, è una scoperta o una riscoperta, invece dovrebbe essere la normalità, perché noi abbiamo un grande territorio che si può risollevare, e secondo me sta cambiando molto proprio tutto il territorio, proprio partendo dalle nostre risorse, che sono sicuramente quelle paesaggistiche, naturalistiche, per non dire poi storiche, archeologiche, insomma c'è tanto, però dobbiamo valorizzare quello che abbiamo, altrimenti finiamo nell'anonimato, e non è il caso assolutamente.